Faccio vedere un attimo il taglio. Ci puoi dire chi è il tuo arrabbiere? Savani, Savani, che non è male, cioè, come barbiere, c'ha un taglio solo in realtà, questo qui, è anche il suo, guarda caso, però sì dai, non c'è tanto tempo per andare dal barbiere, allora si fa qua il taglio in casa. È diventata una tradizione ormai. Sì, oramai, insomma, con le macchinette basta prendere un po' la mano e si riesce a fare un taglio decente. Allora, il centrale è come il vino rosso, più invecchia e più diventa pregiato? Nel tuo ruolo quest'anno sono arrivati giocatori nuovi, molto più giovani, ti hanno chiesto consigli, com'è andato questo il tuo rapporto con l'integrazione, visto che sono molti, soprattutto in quel ruolo lì, nuovi. Ma no, loro sono molto, sono dei ragazzi a posto veramente, non c'è stato bisogno di spiegare niente né di chiedere. Io so che magari quando posso so di poterli aiutare magari, è anche quello che un po' parlando con Mauro, insomma, quello che un po' mi aveva chiesto. Se ho qualche idea, insomma, se noto qualcosa, non è che sto sempre lì perché io già ho i miei problemi, insomma, le cose mie da pensare, però se noto qualcosa glielo dico, sono molto, molto, molto ricettivi da questo punto di vista, sono dei ragazzi proprio, proprio bravi, secondo me sono forti perché tra le doti di un giocatore c'è anche quella di apprendere velocemente, di provare a fare le cose subito, insomma, senza tanto bisogno di spiegazioni, e loro quando gli dici una cosa riescono a farla subito, quindi è un gran pregio questo. Negli ultimi anni questa squadra si è, al di là delle medaglie, dei successi, si afferma come gruppo. È una parola che vuol dire tanto e vuol dire niente. Secondo te qual è il segreto di questo gruppo che si è creato in Azzurro? Ma guarda, sono d'accordo, insomma, questa parola di cui parlano tanti, gruppo, è sempre un po' difficile da spiegare perché, insomma, cosa vuol dire? Vuol dire poco. Io direi che innanzitutto la cosa che aiuta sono le vittorie, perché nei momenti delle vittorie, insomma, va tutto bene e tra virgolette non c'è bisogno, tra virgolette, del gruppo. Nel senso, il gruppo si vede quando, secondo me, quando si è in difficoltà e quando le cose stanno andando male lì in campo, e allora si vede veramente se siamo una squadra. Però in questi casi, insomma, lo siamo stati perché non siamo stati sempre perfetti in questi anni. Diverse volte in questi anni siamo stati in difficoltà all'interno di un torneo, non siamo sempre stati perfetti, però alla fine, nel momento giusto è sempre venuto fuori il carattere. E direi il carattere prima, insomma, del gruppo e poi anche individuale di qualche giocatore, insomma, che nei momenti giusti ha tirato fuori il massimo, quindi chi una volta chi l'altra, e questo comunque è sintomo di coesione, insomma, è che tutti hanno la possibilità di aiutare la squadra in qualche modo. Insistete spesso su questo concetto, che è un concetto poi di Mauro, cioè non sempre essere i migliori, non sempre essere perfetti, ma essere sempre comunque quelli che alla fine non mollano. Questo è un po' il concetto. Ma guarda, io credo molto in questo concetto, io credo molto, perché essere più forti di un'altra squadra non vuol dire niente, poi c'è sempre la partita da giocare e la partita si può mettere in tanti modi, si può mettere anche in un modo sbagliato oppure andare per 5 minuti, l'inerzia a spostarsi verso la squadra avversaria e quindi tu devi essere bravo a reagire a come sta andando la partita. Anche le squadre più forti hanno questi momenti, non è che il Brasile in questi 10 anni ha sempre vinto 3-0 e non ha mai perso un set o non si è mai trovata sotto nel punteggio, si è trovata sotto, ha perso anche dei set, delle partite, oppure stava perdendo delle partite, poi però alla fine vincevano sempre loro. E quindi c'è da chiedersi, se
se essere forti vuol dire essere sempre più forti oppure vuol dire essere forti alla fine della partita, insomma, quando si viene del punteggio. L'importante è come si reagisce a quello che succede in campo e, insomma, e non sulla carta prima. Io non credo mai nelle vendette dello sport, però secondo me a questa squadra la finale dell'Europeo 2 anni fa è rimasta ancora di traverso, è vero o no? Beh, fu una partita strana, insomma, perché eravamo vicini ad andarci a giocare il tie-break e se avessimo vinto quel quarto set eravamo un po' in rimonta e l'inerzia poteva spostarsi per noi, però io credo che in quell'anno siamo molto, siamo bene e, insomma, arrivare proprio fino alla fine non ci siamo riusciti, però ci mancava ancora qualcosa e ci poteva stare, ci scontravamo anche con una Serbia dal grande cuore, dal grande orgoglio di Milkovic che chiudeva con la nazionale, insomma, e ci scontravamo, insomma, con la tanta voglia di vincere loro. Quest'anno come lo vedi, l'Europeo in generale? Ma come lo vedo, noi abbiamo le nostre chance, lo sappiamo che abbiamo tante potenzialità e che possiamo vincere contro tutti. Questo è un buonissimo punto di partenza. Poi, ovviamente, le partite ci sono da giocare, bisogna vincerle. Questo è un altro discorso, perché poi non ti regala niente nessuno e devi lottare per portare a casa i risultati. Direi che c'è una fascia di squadra, insomma, di partite in cui siamo i favoriti e se non facciamo cavolate, insomma, dobbiamo vincere. Diciamo che dipende da noi. Il risultato dipende da noi e, come dicevo prima, questa è già una cosa positiva, però non dobbiamo perdere perché se giochiamo come sappiamo non dobbiamo perderle. Poi arriveranno delle partite invece, secondo me, contro squadre con cui magari che anche ultimamente abbiamo messo un po' dietro, però i valori sono lì, diciamo, perché ovviamente se incontri una Polonia, una Bulgaria, una Serbia, non so, in una partita decisiva, dentro o fuori, siamo lì. E lì bisognerà giocare, insomma, la miglior pallavolo e per passare il turno. Poi è chiaro che davanti c'è la Russia e loro magari sono un po' più avanti delle altre squadre, però stiamo imparando a giocare contro di loro per vincere, insomma. Dal tuo punto di vista, quando hai davanti uno di 2-13, cioè te lo sogni la notte prima, ci pensi prima della partita, com'è? Funziona? Ultime due cose veloci, orgoglio di essere diventato capitano di Trento, ce l'hai, vero? Sì, mi fa piacere, sono contento di questa cosa del capitano. Ovviamente sono tanti anni che gioco là e è stato riconoscimento, insomma, anche per tutto quello che è stato fatto in passato. Sono contento anche perché molto di stimolo per me il prossimo anno. Cambiato il gruppo, cambiato gli obiettivi, cambiato l'allenatore. E da questa cosa qui voglio trarre, insomma, il meglio, perché anche per me, insomma, era importante magari cambiare qualcosa, perché nella carriera di un giocatore penso che sia positivo anche vivere diversi tipi di esperienze e sento anche che in questo momento era, insomma, una cosa che ci stava, giocare in una squadra che parte un po' più da in basso e prova ad arrivare in alto con tanto orgoglio, insomma, e tanto cuore. Ultimissima cosa, hai un amuleto? Hai un amuleto e se sì, quale? Se lo puoi dire.